da Sanremo per questo 74esimo Festival della Canzone Italiana. Mi porto con me a casa Sanremo. Tanta gente tanti addetti ai lavori, che in questa settimana frequenta assiduamente casa Sanremo. Oh, abbiamo con noi una grande artista, tra l'altro attrice. Ciao, bene, tu? Bene. Allora, parlaci un po' di te. E che vi devo dire, ragazzi? Sono nel minestrone più grande della mia vita, nel senso che sono metà inviata, nel senso che faccio i contenuti social per Sanremo al Festival, e allo stesso tempo sto promuovendo la mia attività di attrice per quello che è appunto il mio lavoro. Quindi sono abbastanza sbattutella. La tua esperienza televisiva, che visto che sei stata protagonista di una serie molto fortunata, Paco. Sì, di recente mi avete vista sicuramente nel metodo Fenoglio, magari non truccata e pettinata così bene come hanno fatto qui, mi hanno davvero restaurata, ma era un po' più di me, una signora delle pulizie che ha visto un omicidio. Poi qualche tempo fa, forse rientro anche nella quarta serie Imma Tataranni, in tutte e tre le serie, sono una delle amiche di liceo di Imma, con un grandissimo onore. E commissario Ricciardi, poi sono al cinema adesso con il film con Il Di Benedetto, con la regia di Daniele Salvo. Mi sfugge? Possibile che mi sfugga il nome? Sì, Può essere. gli altri, ecco, perché sono un po' veramente stanchissima. Allora, Pino, che combini? Allora. Parlami un po' di questo festival, le tue impressioni e secondo te chi dovrebbe vincerlo, non chi lo vincerà. Allora, potrebbe sembrare scontato, però secondo me vincerà la musica, perché io ho visto, secondo me questo festival lo vince soprattutto la musica. La musica perché tutti gli artisti che abbiamo visto hanno portato delle canzoni straordinarie. È difficile dire qual è la più bella, la più brutta, perché senti Ricchi e Poveri e ti viene di ballare, senti The Colors e ti viene di ballare, senti Fiorella Mannoia e ti emozioni, senti Loredana Bertè e ti viene una. Cioè, Angelina Mango è straordinaria. Come si fa a dire qual è la canzone più bella di questo festival? È davvero un festival ben fatto, quindi lode, lode ad Amadeus, complimenti a lui e a Fiorello, che è stata una bella spalla in questo caso. E, però il mio cuore batte per il Sad. Anche se sicuramente non arriveranno sul podio, perché sono giovani, perché sono stati molto contrastati, ci sono state tante polemiche sul loro look, che poi si è rivelato un look forse più fuori dalle righe del loro carattere reale, perché sono dei bravi ragazzi. Allora questa cosa ha un po' sconvolto gli animi. Anche se non arriveranno sul podio, per me, siccome c'è Francesco Clemente, Francesco Emanuele Clemente, che è di Altamura, io mi sento di fare il tifo per loro, ma come per loro, per tutti i giovani che stanno partecipando al festival, tutti, tipo Big Mama, è stata strepitosa ieri sera. Cioè, come si fa a dire veramente, io non riesco a pensare qual è la canzone più brutta di questo festival. Quindi, viva la musica! Mauro Pandolfo in arte rima. Io sono un cantautore. Vengo da Napoli, sono qui a Sanremo in giro per presentare il mio brano con il quale ho vinto il Festival di Sanremo della canzone napoletana, qui a Sanremo ad ottobre. Il brano si intitola Tu Vita. Niente, sono in giro per un radio tour e anticipo che l'8 di marzo, quindi alla festa della donna, uscirà il mio nuovo singolo che tratta il tema della violenza sulle donne. È un brano al quale tengo molto, sia per il tema che tratta, che ovviamente è molto delicato, ma anche perché questo brano è stato arrangiato dal maestro Adriano Pennino, che saluto, approfitto per salutare. Lo presenteremo, insomma, e sarà distribuito su tutte le piattaforme e, insomma, ci saranno un bel po' di novità. Ciao Emanuele, Gianmarco Cesario, Radio Amore Campania. Allora, la domanda è questa. Io ho seguito all'indomani della morte di Giorgio Cutolo la lettera aperta che ti scrisse Gianfranco Gallo e quindi anche la tua partecipazione ai funerali di Giorgio. Però questo evento tremendo ha segnato una spaccatura.
sono parole della mamma di Giorgio, che possiamo prendere naturalmente come parole addolorate. Noi siamo la Napoli buona, esiste la Napoli cattiva. Questa spaccatura, questo razzismo interno, tu come lo vivi? Tu quale Napoli senti di rappresentare? Ma io rappresento la Napoli dei ragazzi che ce la vogliono fare, semplicemente. Come... Grazie. Come esiste la Napoli bella e la Napoli brutta, esiste tutte le città belle e brutte, diciamo, in media metà. Io penso che la mamma di Giorgio non ha creato una spaccatura. Io la vedo da ragazzo, cioè la vedo da... Okay. Io la vedo da ragazzo. E ti dico invece che la mamma di Giorgio ha creato una legatura più che altro, perché adesso tutti i ragazzi, dopo purtroppo la morte di Giorgio, si sono veramente impegnati, proprio come un riscatto, capito? Per forza ci dovete dare quello che ci dovete dare. Io quella situazione l'ho visto da molto all'interno, perché anche l'articolo di Gianfranco Gallo, però io non l'ho visto come una critica. Io da parte sua ho visto più una richiesta, diciamo, d'aiuto, che i ragazzi hanno molto, sperano molto negli artisti, negli atleti ormai, quindi da parte sua non ho visto una critica. Io pensavo che lui stesse dicendo per favore vi rifà qualcosa, semplicemente questo. Grazie a te. È un festival, credo, molto vario, se vogliamo dirlo. Lo divido mentalmente, non so perché, naturalmente si divide per me in due tipologie di brani. I tiktokabili, che sono tutti quelli un po', no, fatti su quella linea Annalisa, per esempio, e quelli invece che sono un po' più tendenti alla classica ballata di Sanremo, ad esempio quello di Alessandro Amoroso, come quello di Rama. Sono tutti brani molto interessanti. Qualcuno al primo ascolto già mi ha colpito, qualcuno l'ho dovuto ascoltare più di una volta per incominciare ad apprezzarlo. Però credo che sia stato un festival molto vario, molto attuale, che abbia dato, insomma, spazio un pochettino a tutti gli ascoltatori di poterlo apprezzare, perché chiaramente c'ha tante sfaccettature. Allora, Amadeus ha azzeccato il cast? Io credo di sì. Per quanto riguarda il cast, credo sicuramente li abbia azzeccato, anche perché poi ovviamente ci sono tutti gli artisti che sono in auge oggi, quindi credo che non manchi nessuno alla pelle. Secondo te chi dovrebbe vincere? Non chi lo vince. Chi dovrebbe? Allora, io ti dico che ti parlo del primo ascolto, prima serata. Cantano tutti. A me personalmente quello che mi ha colpito di più è stato il brano di Rama, sincero. Anche quello di Mr. Rain. Però mi ha colpito molto l'approccio di Rama, il brano, se devo parlarti musicalmente parlando. Gli altri molto carini, come ho detto prima. Però forse mi ha colpito molto quello di Rama, ma non credo sia lui il vincitore. Siamo in compagnia di Franco Fasano, cantautore. Franco, tu quel palco di Sanremo lo hai calcato per ben 4 volte da concorrente. Le tue impressioni e poi naturalmente secondo te chi dovrebbe vincere? Non chi vincerà, chi dovrebbe? Bella domanda. Ma innanzitutto il palco del Festival di Sanremo è un traguardo, ma al tempo stesso è un trampolino di lancio. Quindi, ma questo per tutti, anche per chi ci ritorna, anche per chi sulla fiducia che si è venuta a creare, soprattutto in questi ultimi anni, grazie ad Amadeus, ci ritorna senza quei dubbi, quella paura di sbagliare che c'erano un po' verso la metà degli anni 90, che era un po' il festival dove i grandi nomi non sempre erano così tranquilli di venire qui, perché si mettevano in gioco in una maniera particolare. Qui, chi viene qui vuol dire che è considerato comunque un artista del momento, che fa spettacolo e che quindi porta della musica che è conosciuta attraverso le radio, attraverso le questo grande mare di radio streaming, che ormai tante gocce fanno un mare, no? Come dice anche una mia canzone dello Zecchino d'Oro. Comunque Amadeus, se mi ascolti, io ti volevo dire una cosa. Hai fatto Grease con la Cuccarini a teatro e arriva
un Travolta e non ti fai un pezzettino di crisi con lui, ti prego, dai, siete arrivati per il ballo del qua, io piangevo, mi sarei aspettato davvero un pezzo di crisi con lui e con Lorella, sarebbe stata una cosa veramente molto bella. Grazie!